Eminenza, quello stendardo meraviglioso di Paolo VI ad abbracciare il mondo, il suo gesto insieme benedicente e di accoglienza. Sì, io penso sia una risposta molto concreta e molto efficace di una visione distorta di Paolo VI come di una persona tutto sommato timida, impaurita, mentre queste braccia che volevano abbracciare il mondo intero sono la smentita più concreta e più efficace della vera statura morale e spirituale di Paolo VI. Solitamente si parla di lui in rapporto al suo magistero, alle sue encicliche, ai suoi discorsi, in rapporto alla conduzione del concilio e del post-concilio ancora di più, mentre c'è qualche cosa di più bello, di più affascinante, di più coinvolgente nella figura di Paolo VI, è precisamente il suo cuore, un cuore missionario. Io non posso dimenticare l'omelia della mia ordinazione sacerdotale da parte di Montini, quando ai giovani sacerdoti, allora erano 64, ha detto: dovete avere un cuore missionario. Ecco, queste braccia allargate nel desiderio, nel bisogno di abbracciare proprio tutti, non lasciando al di fuori nessuna persona, soprattutto se noi la pensiamo lontana da Dio, ecco, questo sguardo, a me pare, questo allargamento di braccia sia una fotografia della spiritualità profonda che ha animato ogni giorno l'attività di Paolo VI.